il lavoro, l'obbedienza, il silenzio. Il Papa ha indetto un anno dedicato a San Giuseppe nella lettera apostolica Patris Corde, le caratteristiche del patrono della Chiesa Universale. Un invito alla gioia, perché la buona notizia è la nascita del Salvatore. Lo ha formulato il parroco di Moneglia, Don Stefano Giupponi, nel secondo incontro di Avvento per le parrocchie dell'ambito della Val Petronio. Si conclude il percorso di Avvento delle parrocchie della Val Fontanabuona. Nel secondo incontro, che si è tenuto a Cicagna, l'invito ad uno sguardo buono sui poveri e su tutte le condizioni di povertà. I volontari dell'operazione Mato Grosso a Chiavari per raccogliere fondi per le missioni in Perù, dove la pandemia ha colpito persone in povertà estrema. Alcuni dei volontari trascorreranno il Natale in missione. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Siamo alla novena di Natale, pochi giorni ci separano dalla solennità della nascita di Gesù, giornate che saranno senz'altro caratterizzate da molte novità e molte limitazioni per tante di noi. Ma in questa puntata di Noi Chiesa vogliamo proporvi alcuni spunti di riflessione che ci possano guidare all'essenzialità del Natale. Lo faremo attraverso la vita delle comunità parrocchiali, lo faremo anche attraverso alcune riflessioni di approfondimento che vi proponiamo appunto nel corso di questa trasmissione. Allora cominciamo con una riflessione dedicata a San Giuseppe, perché lo scorso 8 dicembre, nel 150° anniversario della proclamazione di Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale, Papa Francesco ha indetto un anno a lui dedicato e ha pubblicato una lettera apostolica, Patris Corde, con cuore di padre, dedicata proprio alla figura del padre putativo di Gesù. Abbiamo chiesto al diacono Nicola Pierpaoli di approfondire assieme a noi alcuni degli aspetti della figura di San Giuseppe per introdurci a questo anno appena iniziato, che poi ovviamente potremo seguire, approfondire con altri servizi, con altri approfondimenti, però intanto introduciamoci con questo servizio, vediamo. In occasione del 150° anniversario dalla proclamazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale, il Papa ha indetto un anno a lui dedicato e ha pubblicato la lettera apostolica intitolata Patris Corde. Perché San Giuseppe è indicato quale patrono della Chiesa? Cioè, quali sono gli aspetti della sua figura che hanno determinato questa scelta 150 anni fa? Gli aspetti sono chiarissimi. Il fatto soprattutto che lui ha difeso Gesù e ha difeso sua moglie Maria, la madre di Gesù, la madre di Dio. E quindi, essendo la Chiesa un prolungamento di questa grande famiglia dei figli di Dio, lui è custode della Chiesa, in quanto ci insegna a difendere Gesù, a difendere Maria, sua madre, nostra madre, e a difendere la vita sostanzialmente. Ecco, nella lettera apostolica il Papa sottolinea come fondamentale l'aspetto del lavoro, facendo tra l'altro un paragone con la società di oggi. Come la pandemia ha cambiato in tanti uomini, in tanti padri, la percezione del lavoro, secondo te? La percezione del lavoro è un po' cambiata, perché questa riduzione della possibilità di movimento, di incontro, in qualche modo è andata ad interferire con la ferialità della nostra vita, della vita di tutti. E quindi il lavoro adesso spesso vissuto a distanza, spesso ridotto in termini proprio di fruibilità anche ordinaria delle relazioni, di tante modalità con cui ci si pone nei confronti gli uni degli altri, è cambiato, ecco. E quindi in questo senso anche la bellezza, l'attualità di questa esortazione apostolica sul riacquisire un senso di profonda dignità del lavoro. Lavoro che ha contraddistinto anche proprio la vita di Giuseppe, di San Giuseppe. Il Vangelo ne parla proprio, qualifica Gesù come il figlio del carpentiere, figlio di colui che è Giuseppe, che lavora per poter dare un futuro e proteggere, come abbiamo detto un attimo fa, la sua famiglia, rendere la possibilità di una vita, ecco, bella, promettente. Ecco. Quindi
l'importanza ancora una volta di custodire, pur nella grande difficoltà di questi tempi, questo diritto, che è anche un dovere, però è anche un diritto sacrosanto nell'uomo, cioè quello di mettere a disposizione se stesso per una edificazione e per un miglioramento reciproco nel lavoro. Ecco, ovviamente adesso tanti non hanno potuto lavorare. Mi viene in mente, rispetto a quello che dicevi, il lavoro come fonte di sostentamento, ma anche il lavoro come possibilità di espressione di sé. Forse da questo punto di vista c'è stata l'opportunità di riscoprirlo un po' in questo tempo, secondo te? Sicuramente, anche se con tanta sofferenza, perché tutti ci siamo accorti di come anche le cose più banali, più scontate, in qualche modo non sono banali e non sono scontate. In tante parti del mondo diritti negati, anche quando tra virgolette le cose andavano bene, purtroppo portavano già tante persone a vivere questa fatica. Adesso le viviamo un po' tutti, e quindi certamente c'è una riacquisizione di questo senso profondo della dignità che sta dietro al lavoro, anche come appunto espressione del proprio estro, della propria personalità, delle proprie passioni, e anche la riscoperta del fatto che tante occupazioni possono davvero essere non solo una fonte di sostentamento, ma proprio una fonte di bellezza per la propria vita. Allora, uno dei tratti che il Papa sottolinea è quello dell'obbedienza di San Giuseppe. Il Papa sottolinea proprio che San Giuseppe insegnò a Gesù l'obbedienza a Nazareth. In che senso un padre è obbediente mentre insegna ai suoi figli? Sembra quasi una contraddizione, no? Dovrebbe insegnare l'obbedienza, ma è lui obbediente. Cosa significa? Ma io credo che la figura di Giuseppe ci dica proprio questo, che si obbedisce nell'essere padri perché bisogna essere subordinati alla verità, sia persone sapienti, sia persone che accompagnano gli altri a camminare, quindi sia padri, quando si obbedisce alla verità, prima di tutto. Il verbo obbedire nasce dal verbo ascoltare, obaudire, quindi l'obbedienza nasce sempre dall'ascolto, si ascolta la verità, si ascolta qualcosa di più alto e di stabile che ci guida e ci orienta, che chiaramente nella fede è Dio. E questo lo si mette poi a disposizione di chi ha meno esperienza, quindi dei figli, che in questo senso imparano, e imparano anche quest'arte dell'ascolto. Prima di tutto è questo. Ecco, un'ultima cosa, Nicola. San Giuseppe non parla nel Vangelo. Oggi siamo abituati che tutti urlano, hanno sempre qualcosa da dire, no? Sui social, prima ancora di essersi formati un'opinione, si dice qualcosa. E allora, in che senso la sua figura può essere importante oggi? Perché sembrerebbe quasi sorpassata, o comunque sia obsoleta. Il silenzio di Giuseppe, effettivamente, è una cosa che ci viene spesso in mente, perché è una figura così anche un po' dimessa, ma proprio perché presente, perché concreta. Ho in mente l'immagine, forse ce l'abbiamo un po' tutti, della Natività di Giotto, della Cappella degli Scrovegni, dove questo Giuseppe è quasi messo da parte, proprio per dimostrare questa subordinazione alla verità, alla bellezza di chi è più alto. Chi diventa un insegnante, chi parla, è soprattutto chi sa farsi da parte, volendo bene e soprattutto indicando una via. In questo senso, questo silenzio forse ci può aiutare, e in questo momento hai perfettamente ragione, dove tanti urlano, forse parla più di tanto schiamazzo che vediamo in giro, ecco. Ora andiamo nelle comunità parrocchiali del nostro territorio, sono tante le iniziative che in preparazione al tempo del Natale si stanno svolgendo nelle parrocchie, ve ne proponiamo alcune. Iniziamo andando a Moneglia, dove si è svolto il secondo dei due incontri previsti per le parrocchie dell'ambito della Val Petronia di Moneglia, proprio in preparazione al Natale.
Il secondo appuntamento si è svolto nella chiesa di Santa Croce. Il parroco, Don Stefano Giupponi, ha proposto una riflessione invitando alla gioia. Ha accennato al fatto che talvolta le espressioni, musi lunghi ha detto, si vedono anche al di sotto delle mascherine. Sentiremo insieme. Poi, di seguito, andiamo invece a Cicagna, dove si è svolto il secondo dei tre appuntamenti previsti nel cammino di avvento per le parrocchie del vicariato della Val Fontanabuona. Questa volta il tema è stato quello della povertà. Vediamo. Gesù nasce nel cuore della notte, che bello questo. Nella notte nasce Gesù. E nasce come? Come luce che illumina, che attira, che ti permette di arrivare alla meta. Ecco qual è la buona notizia. È una persona. È un incontro che tu fai nella tua vita. E questo incontro è un incontro talmente grande che cambia la tua vita. Allora ogni giorno sarà sempre un inizio bello, un inizio gioioso. Noi invece di avere quello che siamo veramente discepoli di Gesù, quindi uomini e donne dal sorriso, dalla gioia grande che è dentro di noi, ecco, invece abbiamo tante volte il muso lungo. E aggiungevo così scherzando, per fortuna ora portiamo la mascherina, che almeno non si vede neanche i nostri musi lunghi, non si vedono neanche i nostri musi lunghi. Però gli occhi parlano, ho detto, e dicono lo stesso. Neanche la mascherina riesce a coprire il nostro muso lungo. Allora bisogna avere degli occhi gioiosi in questo periodo, degli occhi gioiosi. Perché? Perché Cristo è la nostra salvezza. Ecco perché dobbiamo essere gioiosi. Betlemme non brilla per accoglienza. Nel santuario di Cicagna, Don Cristiano Princiotta Cariddi immagina Giuseppe e Maria in cerca di un posto per la notte. Vengono mandati via, spiega il sacerdote, forse perché nemmeno li guardano. I poveri sono pericolosi, d'altronde, e poi vengono dalla Galilea, non dalla pura Gerusalemme. Accade anche al Tempio, 40 giorni dopo. Entra il Signore e non se ne accorge nessuno, neanche i sacerdoti. La famiglia di Nazareth porta in offerta tortore e colombi, il sacrificio dei poveri, dice Don Cristiano, mica capre e agnelli, quelli sì che li guardano, non i poveri che erano disprezzati. Certo, quante analogie con la storia del mondo di oggi. Quello che accade spesso anche oggi ai poveri e a ogni forma di povertà, manca lo sguardo buono. I poveri, diciamocelo, anche noi preti, danno fastidio, spesso non li vogliamo guardare. Poi c'è tanta retorica, no? Ma guardare la povertà e guardarla con occhi buoni, con occhi accoglienti, con occhi sensibili, non ci viene naturale. Spesso i poveri soffrono doppiamente. Maria, Giuseppe e il bambino hanno sofferto doppiamente. Il sacerdote prosegue ricordando le straordinarie parole di San Francesco. Vorrei vedere i disagi di questo bimbo nato al freddo, fra gli animali, senza le condizioni necessarie. Per questo il poverello d'Assisi venne ispirato ad inventare il presepe, per portare tutti a guardare la povertà di Gesù. Se te lo immagini romantico il Natale, se ci metti troppe luci, se abbellisci troppo, tu te lo perdi il segno. L'angelo dice, devi guardare il segno della povertà, la povertà di Dio. È Natale. E sarà Natale anche nel 2020, e sarà Natale se e soltanto se sarà Natale nella povertà, perché il Natale di Gesù, il Natale di Betlemme è Natale della povertà. Se cerchiamo un altro Natale, faremo un altro Natale, non faremo il Natale di Gesù. E continuiamo a parlare di poveri e di povertà perché c'è qualcuno nella nostra diocesi che ha deciso di
passare il Natale tra i più poveri. I coniugi Roccati, Danilo e Giulia, sono partiti con i 4 figli, sono tornati in Perù dove tempo fa avevano avviato una scuola di avviamento professionale. Lo hanno fatto sostenuti da tanti volontari dell'operazione Mato Grosso che portano avanti progetti di missione in diverse parti del mondo, in particolare nel Sud America. Nei giorni scorsi a Chiavari è stato allestito un banchetto con alcuni oggetti artigianali proprio per sostenere le missioni e i progetti in atto. Vediamo. Che cosa troviamo su questo banchetto? Abbiamo sia oggetti dell'artigianato classico proveniente dal Perù e dalla Bolivia e anche oggetti fatti nelle nostre missioni dalle cooperative giovanili di ragazzi che fanno 5 anni di scuola professionale nella missione e poi entrano nella cooperativa. Allora ci sono degli oggetti in legno fatti a mano, in vetro, oppure le mante tessute a telaio dalle ragazze, diciamo dalle femmine, ecco. Quindi un po' di tutto, soprattutto presepi, dato il momento che riusciamo, ecco, a portare. Quelli sono sempre così una cosa bella, anche se uno ne ha già qualcuno da regalare, insomma è significativo per il momento. Poi Natale è Gesù che nasce, quindi il presepe, perciò dai. Ecco, ricordiamo il ricavato delle offerte che raccoglierete con questa vendita, dove andrà, per quali progetti? Ecco, tutto il ricavato, cioè senza togliere niente da quello che le persone ci lasciano acquistando o facendo un'offerta, torna giù in Perù. Infatti le spese che noi possiamo avere sono sempre a carico nostro, ecco. I progetti attualmente in questo momento, in questi mesi di pandemia, in Perù ricordiamo che da marzo sono ancora chiusi, soprattutto nelle città grosse dove si sono verificati i maggiori contagi. Quindi c'è tutto l'aiuto ai poveri sotto forma di viveri, di pasti, e, venendo a mancare anche molto lavoro. Anche nelle città, soprattutto il problema della pandemia è stato nelle città. A Lima, dove appunto c'è Paolo, molti papà di famiglia hanno perso il lavoro perché sono lavori precari, il lavoro della giornata, quindi per un mese hanno resistito e dopodiché o hanno cercato di risalire le Ande e tornare nei paesi d'origine e alcuni sono anche morti lungo la strada perché non avendo soldi per acquistare il cibo. Quindi c'è tutto questo proprio aiuto capillare a tutte queste persone che non hanno sostentamento, questo soprattutto nei mesi passati. Ora si sta aprendo un po' di più e però sicuramente lì sì, veramente la gente è in ginocchio, ecco, perché non ha assolutamente niente e soprattutto se si ammalano non hanno scampo. La sanità è a pagamento, perciò possiamo solo pensare questo. Già anche i nostri ragazzi hanno molta paura e stanno attentissimi perché se hanno bisogno dell'ospedale, insomma, preferiscono non entrare in un ospedale di città. Noi per fortuna abbiamo un ospedale sulle Ande, bellissimo, con medici italiani volontari dove sempre si turnano e per fortuna è rimasto, diciamo, non ci sono stati contagi, quindi le visite le fanno fuori in una tenda come qua in Italia e quindi anche di quello siamo contenti. Ecco, alcuni dei vostri volontari stanno proprio per ripartire per il Perù. Sì, perché proprio il 15 i voli si riaprono e quindi avevamo diverse famigliole anche qua del Tiguglio, la Giulia e Danilo che tanti conoscono, quei 4 bambini, praticamente i permanenti, chiamiamo quelli che sono fissi giù nelle attività, che riescono finalmente dopo mesi a rientrare in Perù, ecco, e a pensare dopo Natale di ricominciare le attività, soprattutto chi ha a che fare con le scuole, con i bambini, perché in questi mesi erano proprio allo sbando.
Quindi il pensiero, la preoccupazione era di questi bambini spersi sulle Ande, perché poi senza così, insomma sì, queste famiglie che avranno avuto necessità di cercare lavoro in giro, perciò speriamo veramente che sia la volta buona, ecco, che si ricomincino lì tutte le attività e per tutti, insomma, perché sono sempre persone care queste, ci si affeziona, non sono così dei numeri a cui si dà un pacco di viveri, un lavoro, diventano dei familiari, ecco, diventano di famiglia, perciò si soffre a vederli soffrire, ecco. Ancora le riflessioni in vista del Natale. Vi suggeriamo di partecipare ad un incontro domenica 20 dicembre a partire dalle 18, un incontro che potrete seguire via YouTube e in diretta al canale 115 di Telepace. È un'iniziativa organizzata dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Chiavari, che propone di riflettere sul tema della rinascita. Cosa significa rinascere in questo tempo così difficile? Dunque uno spazio di riflessione che è rivolto ovviamente ai giovani, a chi ha seguito il cammino di formazione che è stato proposto dall'Azione Cattolica Diocesana, ma anche a tutte le famiglie, a tutti coloro che vorranno approfondire questo tema. Ricordiamo l'appuntamento domenica alle 18, anche in diretta su Telepace 3 al canale 115. Vediamo una breve presentazione. Storie di rinascita e di ripartenza perché il Natale possa essere vissuto come festa della speranza. Saranno quelle proposte domenica dalla pastorale giovanile della nostra diocesi nell'ambito di un momento di ascolto, riflessione e preghiera che sarà trasmesso su YouTube e su Telepace. Si darà voce ai racconti di un ex carcerato, di una giovane mamma, di un medico guarito dal Covid, di un giovane che ha scelto di abbracciare la fede cristiana e di uno sportivo che non si è lasciato intimorire dalla disabilità e ha raggiunto importanti traguardi. Le loro storie si intrecceranno a passaggi della scrittura, a momenti di preghiera guidati dal nostro seminario diocesano e a tanti video selfie di auguri natalizi inviati dai ragazzi del territorio. L'appuntamento sarà anche la conclusione di un percorso formativo rivolto in avvento ai giovani animatori della nostra diocesi dall'Azione Cattolica. È nato per voi un Salvatore, inizierà domenica alle ore 18 sul canale YouTube PG Chiavari e in contemporanea su Telepace 3 al canale 115. L'appuntamento è rivolto ai giovani ma anche alle famiglie. Vi aspettiamo. E ora, prima di concludere, una riflessione di Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito, che è stato ospite della nostra trasmissione Telepace con voi. Lo ha intervistato il nostro direttore Don Fausto Brioni e ci ha proposto una riflessione che ci aiuta ad entrare nel clima dell'attesa del Natale. Se tu devi dare un suggerimento, un invito, come dire un augurio di Natale ai nostri telespettatori, cosa diresti loro per poter ricevere questa consolazione e poter la consolazione con la quale siamo consolati, poi consolare gli altri, la compassione con la quale siamo stati amati, poi passarla agli altri? Come fare in questo tempo di Natale, in questo tempo di pandemia e forse adesso stiamo andando verso un'altra stretta ancora più forte. Sì, grazie. Hai voluto, ti ringrazio, richiamare quelli che sono stati i temi portanti della nostra conferenza. Un giorno ci siamo dedicati alla consolazione, un giorno alla compassione, e hai richiamato due brani biblici che hanno fatto da sfondo, da tema alla nostra conferenza. Ma guarda, io penso che l'atteggiamento migliore che il Natale sempre ci consegna e che è forma di carità spirituale è quella di disporci umilmente dinanzi a Dio. Io credo che questo Covid abbia abbassato tutte le nostre pretese, le nostre presunzioni, i nostri orgogli. Nessuno ce la fa da solo, nessuno si salva da solo, era il sottotitolo della nostra conferenza. Papa Francesco lo scrive espressamente nella Fratelli Tutti: non possiamo farcela da soli. E dunque il primo atto di carità spirituale che abbiamo verso noi stessi è disporci a ricevere Dio. Ma davvero,
già dal dire che è il Natale di Gesù e non il mio Natale, il Natale dei commercianti, il Natale di una beneficenza che ci fa diventare tutti più buoni, è il mio Natale, se è il Natale di Gesù, rinasco io, rivivo io, ritrovo io la gioia di vivere. Questa è la prima forma di carità spirituale che ci manca, capire che abbiamo bisogno di Dio, capire che non riusciamo a stare in piedi se non sappiamo stare in ginocchio. Dunque l'attesa, questi giorni, siano soprattutto momenti nei quali ci umiliamo dinanzi a Dio, ci facciamo piccoli. Se il Covid non è servito, se il Covid e tante altre prove connesse non ci hanno ancora fatto piegare le ginocchia, credo che questo sia il momento di farlo. E poi, una volta che ci rialziamo, perché è Lui che ci rialza, come dice la Scrittura, sentire nel cuore che questa novità, Gesù, è una novità che ha ancora tutta da raccontare, tutta da sperimentare, tutta da vivere. Cioè questo Gesù che nasce non può morire nello spazio dei giorni di festa che seguiranno alla sua venuta. Ha bisogno di crescere, ha bisogno di venire nella storia, ha bisogno di muoversi. Ed ecco la grazia di sapere che in questo tempo la povertà, l'indigenza, la sofferenza, la malattia, la morte che accompagnano le nostre giornate, forse come mai in passato, hanno tutte trovato una soluzione. La soluzione è Gesù. Il vaccino non è la soluzione. Le malattie non hanno nelle cure, nelle terapie, negli ospedali il loro esito finale. Perché ci sarà una nuova malattia, ci sarà una nuova epidemia, ci sarà una nuova ingiustizia, ci sarà un altro momento drammatico per l'umanità. Insomma, dobbiamo avere una mentalità cristica, dobbiamo avere la sensibilità che la fede ci concede di vivere ogni giorno come il giorno nel quale la vittoria di Gesù, la presenza di Gesù, l'amore di Gesù sono ben più forti e sono la vera soluzione a tutti i nostri problemi. Allora io auguro a te, a me, a tutti coloro che ci hanno seguito di poter avere questi due atteggiamenti. Umiliamoci per ricevere forza e, ricevuta questa forza, entriamo nella storia da vincitori, entriamo nella storia sapendo che niente, nessuna morte, nessuna spada, nessun virus, niente potrà separarci da questo amore, e in ogni cosa noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati, dunque che nasce e rinasce per dirci ancora del suo amore e della sua presenza. Allora è Natale sempre, allora è vittoria sempre, allora è effusione dello Spirito sempre. Terminiamo così il nostro appuntamento con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo alla prossima puntata.